immagine molto energica. Decide. Come... Non è, è democratico, diciamo. Come le donne del sud che decidono, diciamo, e lei è così. Non si diceva una volta moglie vuoi dei paesi tuoi? Sì, purtroppo adesso siamo ormai è cambiato tutto. Sì. Si sono conosciuti sul lavoro. Perché lui è venuto a lavorare al sud. Sì. È successo che ha vinto un concorso ed è venuto a lavorare qui. Lavorava a Roma. A Roma ha vinto un concorso. Lavorava a Roma, la sua società l'ha mandato a Reggio Calabria. E lui com'era all'inizio? Era contento? Sì, no, ha scelto lui di venire a Reggio Calabria. Sì. Voi siete l'esempio lampante di che la disoccupazione non esiste al sud in realtà. Insomma, esiste al nord e al sud, esiste dappertutto. Dappertutto la disoccupazione, purtroppo. No, dico, però la storia di Lorenzo è da fiducia. Da fiducia, speriamo. Quando sei arrivato la prima volta in Calabria, che ti è sembrato di questo posto? Ma un bel posto. Ti è piaciuto? Sì. Un po' diversi però, vero? Insomma, sono molti chilometri di distanza. La cosa che ti ha colpito di più, proprio quella di più che ti hai detto, caspita, in questo siamo veramente tanto, tanto diversi. L'accoglienza, penso. Siete un po' freddini voi? Ma no, forse meno spontanei. Ah, ecco. La prima volta in Calabria? No, la seconda. E com'è rispetto alla prima, com'è andata? Questa volta meglio, direi. Ah, sì? Ho avuto un'impressione migliore, secondo me è migliorato qualcosa. La prima differenza che l'ha colpita invece della Calabria? Tra il nord e sì, il sud? Cioè. Beh, un po' disordinata, diciamo. Vediamo punto io. Possiamo tradurre in bergamasco? Sì, ditelo in bergamasco. Come si dice, te me piace. Ma te amo? No, ecco. Diamo vuol dire andiamo. Quindi andiamo. Ditelo in bergamasco. Dom. È facile. Senti, ma dato che sei, diciamo, rappresenti un'istituzione, sia come testimone che come... Allora, come sei messo col patto di stabilità tu? È un disastro. Quindi al nord come al sud abbiamo gli stessi problemi. Uguali. Sì, la stessa cosa. Senti, qualcosa invece che hai scoperto del nord, del sud che non sapevi, che ti ha raccontato Lorenzo, perché probabilmente ti avrà raccontato qualcosina del sud, dice. Sì, ma... Sai, non è così, è peggio di come pensavi, oppure è meglio. Ma giocate in casa, perché anch'io un pezzo di sud ce l'ho anch'io a casa, quindi lo conosco bene anch'io. Chi è il pezzo di sud? Che cosa? Nonna. c'ho la nonna del sud, quindi... conosco bene la... stavi dicendo mangiamo, quindi sì. Quindi mangiamo bene, queste cose, l'ospitalità, sappiamo cos'è, la simpatia, quindi... Quindi non sei un vero del nord, no, niente, non vai bene tu. Quindi, sei mezzo polentone. Mezzo polentone.